Io guardo con molto interesse a quello che accade nel Partito Democratico, come è giusto ogni volta che si producono elementi di dinamismo, di novità, di discontinuità, ma credo che non ci siano scorciatoie. Se qualcuno pensa che sia già pronto il tempo per la ricostruzione di alleanze, di assi privilegiati, di campi, centri-sinistra, credo che faccia un errore. Si tratta di capire fino in fondo cosa è successo nel Paese. Ripeto, quando l'onda arriva così forte, così alta, vuol dire che qualcuno si è separato dal proprio elettorato, e questo riguarda naturalmente anche noi, ma non solo noi. Ma c'è qualcuno dentro l'EU che secondo lei invece pensa già a un riavvicinamento? Non lo so, ma non è questo il tema, ripeto, di questo discuteremo, e ripeto, dovremo discuterne non soltanto tra di noi, non soltanto a Roma, perché altrimenti la cosa non funziona. C'è comunque 1.100.000 voti che è arrivato a questo progetto e col quale bisogna costruire un rapporto che sia anche vincolante, che sia anche la forma di legittimazione di chi è chiamato ad assumere comunque dopo il voto delle scelte in Parlamento.